Siamo a margine di un'altra assemblea della rete di cittadinanza solidale, un soggetto plurale che abbiamo capito essere nato da alcune settimane qui a Vittorio, anche un po' in risposta a quanto stava succedendo. Chiediamo a Vera Salton, di spiegarci un attimo, come è composta questa rete e qual è un po' l'obiettivo di questo soggetto nella città di Vittorio Veneto. Ma la rete è una rete di cittadini fondamentalmente, cittadini vittoriesi ma non solo, che si sono trovati intorno ad un tavolo, che sta diventando un tavolo permanente, a cercare di dare delle risposte positive rispetto a quello che in città cominciava a essere percepito come un problema, ed era l'arrivo dei profughi. E un problema gestito in maniera diversa dalle strutture di accoglienza della città, problema a cui si era stato dato fino a questo momento delle risposte che avevano fatto molta disinformazione, e quindi l'idea di questi cittadini che erano accomunati dalla volontà di dare risposte appunto positive e di convivenza è stata quella di mettersi insieme, cercare appunto di fare rete e di creare un percorso comune che desse delle risposte di informazione, delle situazioni di incontro, di convivenza e quindi anche di portare delle soluzioni possibili alla città. Rispetto a questo ci sembra un po' in linea con quanto sta succedendo da Brescia a Pordenone, a Treviso, a Belluno, ovvero tutti quei percorsi che vanno al di là della mera resa elettorale e alla mera spingere sulle paure e sulle contraddizioni di questo sistema, ma quello di andare oltre e capirlo e affrontare questa questione davvero. Rispetto a questo sappiamo che la rete di cittadinanza solidale ha già messo in programma un primo evento. Spiegaci un po', qual è il primo appuntamento pubblico, come avete scelto di strutturarlo e che finalità ha. Allora, il primo appuntamento pubblico si terrà giovedì 9 aprile alle 20:30 presso la Dante International School qui a Vittorio Veneto, e la scelta è stata di trovare una struttura, tra l'altro, che fosse comunque sia nel quartiere dove sono ospitati gran parte dei profughi in questo momento. E l'idea è stata quella di intitolarlo proprio per questo 120 a Serravalle, soluzione confronto, perché il problema è stato portato ai media quando comunque c'è stata una visione di queste 120 persone che sono scese in strada. E quindi l'idea poi è stata quella, rispetto a questo, di dare delle informazioni sul da dove venivano queste persone. Quindi informazioni sul diritto di asilo, informazioni sulla legislazione, sull'accoglienza e su quelle che erano delle soluzioni possibili e allo stesso tempo delle buone pratiche che vengono fatte nel nostro territorio o in territori vicini. E allora abbiamo chiamato a parlare con noi e a discutere giovedì sera Rosanna Marcato, che da moltissimi anni si occupa ed è un'esperta di diritto di asilo, e dall'altra parte Monica Argenta, che lavora presso la cooperativa Cadore e si occupa appunto di accoglienza e di servizi per i richiedenti asilo.